Allora, la moglie è tranquilla. No, sì. Adesso fra qualche giorno anche lui. Bravi, così tranquilli tutti, si vive meglio. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Però questo significa l'organizzazione molto bella. Bisogna farli al direttore, lui è bravo. Ecco, lui è il direttore. Ecco, guarda che ti fa buongiorno. Significa l'organizzazione. Ragazzi che sono bravi, ragazzi che sono bravissimi. Molto efficienti. La ringrazio, buona giornata a voi. Sono voluto venire a vedere la realtà di alcuni centri vaccinali e mi sono complimentato con i direttori generali per l'ottima organizzazione. Credo che la battaglia che dobbiamo combattere, che dobbiamo concludere, è sicuramente quella dei vaccini. Confidiamo sul fatto che il governo ci dia dal prossimo mese di aprile, inizio metà aprile, dovrebbe esserci un cambio di passo nella distribuzione dei vaccini. Speriamo di avere una dose tale da poter iniziare questa vaccinazione massiva. È chiaro che tutto sta lì, se noi riusciremo ad avere i vaccini e a vaccinare la popolazione, riusciremo anche finalmente a fermare questa pandemia. Siamo la regione che ha somministrato più vaccini in Italia e stiamo continuando a rispettare quel programma, perché qui dobbiamo capire se somministrare vuol dire fare una corsa di velocità o se fare una corsa di tenuta, perché se poi c'è il rischio che ci siano delle regioni che si trovano ad aver fatto la corsa e poi non avere i richiami, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono i richiami. Io non faccio nomi, c'era una regione che sembrava campionessa del mondo che è da 2 settimane che ferma perché non ha più vaccini. Quindi credo che questo periodo serva anche per affinare le capacità di organizzarsi, di capire quali sono i punti difficili, e sicuramente per esempio sulla chiamata delle persone abbiamo individuato un punto sul quale dobbiamo intervenire e siamo già intervenuti, perché presto avremo una collaborazione in più. Grazie.